In questo video presentiamo lo strumento Pixis in formato 48x96 modello ATR 401, nella versione più completa ATR 401-22 ABCT. La confezione contiene, oltre al regolatore, un kit di viti per l'assemblaggio in contropannello, dei ponticelli per i settaggi dell'hardware e un manuale di istruzione in italiano e in inglese. Come la maggior parte della strumentazione Pixis, il regolatore ATR 401 è predisposto per differenti tipi di sensore. Come riportato nell'etichetta posteriore, vediamo la connessione per termocoppie, per sensori PT100, PT1000, PTC e NTC, per segnali normalizzati in 0,10V, 420 mA. Sul modello 22 ABCT abbiamo la presenza di due relè con contatto in scambio, un'uscita per comando solid state relè, un'uscita analogica selezionabile 0,10V o 420 mA e una porta di comunicazione RS485 con protocollo di comunicazione Modbus. Uno degli aspetti caratterizzanti di questo modello è la presenza di un doppio ingresso analogico universale che permette di associare in modo matematico due differenti processi del nostro impianto. A titolo di esempio, in questo video, prendiamo in considerazione un'applicazione dove dobbiamo attivare un relè di allarme su soglia a fronte della differenza tra due pressioni rilevate con trasmettitori 420 mA da 200 millibar di fondo scala. Per prima cosa realizziamo il cablaggio che prevede di collegare la fonte di alimentazione a 24V disponibile sul morsetto numero 17 del regolatore all'alimentazione dei due trasmettitori e prelevare il segnale da ognuno dei trasmettitori per collegarlo al regolatore, in particolare al morsetto numero 11 per il sensore numero 1 e al morsetto numero 14 per il sensore di processo numero 2. Completato il cablaggio, diamo alimentazione e dopo un breve auto-check tramite password accediamo alla lista dei parametri di configurazione. Premiamo il tasto Program e inseriamo la password 1, 2, 3, 4. Per prima cosa selezioniamo i sensori dei due ingressi analogici e i relativi range di lavoro. Andiamo quindi al parametro numero 19, processo di comando, per selezionare la grandezza da correlare all'uscita come risultante della differenza dei due segnali in ingresso. Quindi premiamo il tasto Set, selezioniamo differenza e riconfermiamo col tasto Set. A questo punto possiamo uscire dalla nostra configurazione. Una volta completata la configurazione, possiamo notare che il sistema risulta in equilibrio con entrambi i sensori che rilevano la pressione ambiente, ma simulando una differenza di pressione, quando questa supera il set point, l'uscita di allarme si attiva. In questo esempio, con la pressione come variabile di processo, abbiamo immaginato alcune esigenze che ritroviamo in impianti idraulici o in sistemi di stoccaggio per liquidi, ma nulla vieta di usare la stessa configurazione con sensori di temperatura, ad esempio per esigenze di condizionamento o per impianti solari, o con sonde di umidità o di livello per molteplici applicazioni che si incontrano in campo industriale. Il regolatore ATR 401 prevede una modalità di configurazione semplificata per velocizzare l'integrazione tra sensori e regolatore. Come esempio prendiamo un sensore di umidità e temperatura modello RH96,
Il doppio ingresso del regolatore permetterà di leggere sia il valore di umidità sia il valore di temperatura e presentarli sul display. Per prima cosa realizziamo il cablaggio come riportato nella documentazione. Completato il cablaggio, diamo alimentazione e dopo un breve check iniziale il regolatore visualizza errore 0,5 in quanto gli ingressi analogici non sono ancora correttamente configurati. Sarà sufficiente inserire la password relativa a questo sensore che è riportata nella documentazione, in questo caso 6600, e automaticamente dopo un breve check il regolatore visualizzerà correttamente l'umidità su un display e la temperatura sull'altro display. Con il codice EasyApp 6600 abbinato al sensore di umidità RH96 è prevista anche la ritrasmissione analogica del valore di umidità con un segnale 420 mA che può essere letto da altra strumentazione di processo, ad esempio un terminale TD240 con PLC integrato.